realtà che hanno risposto in maniera sempre più importante, vedete in cartellina stampa e nel totem l'elenco, e quindi in questi 5 anni abbiamo fatto tanto lavoro, ci siamo accreditati, abbiamo presentato un'immagine bella di Taranto, un'immagine di una Taranto non piagnona, di una Puglia non piagnona, ma che si vuole mettere in gioco. Io devo dare pubblicamente atto alla visione del nostro direttore generale, perché l'idea è stata sua, e poi con tanti amici, con Giuseppe Di Vittorio e con tanti altri che per strada si sono affiancati a questo lavoro, abbiamo creato l'evento del Centro Sud. 2 giorni e mezzo, dicevo, 20 società internazionali, 50 relatori, 30 tavole rotonde solo in una giornata, la prima notte mondiale bianca del trading, la collaborazione con il GAL, con le università, con la Bocconi, e poi in chiusura un evento che abbiamo voluto fare perché è il momento che Taranto e l'Italia ricevono delle risposte. Ospiteremo il Presidente della Camera Gianfranco Fini, intervistato da un giornalista che è una prima firma a livello nazionale e che è Marco Fratini, caporedattore della 7. Quindi visioni, diciamo, anche antitetiche dal punto di vista della politica, perché Fratini e la 7 stanno da una parte, Fini dall'altra, però cercheremo di avere quelle risposte che cerchiamo. Mi sembrano molto importanti. Il Taranto Finanza Forum nasce come promozione del territorio, perché poi l'obiettivo fondamentale era questo, cioè, ed è questo, e diciamo in questo momento viene enfatizzato, far conoscere all'esterno il nostro territorio. Per far conoscere il nostro territorio all'esterno cosa devi fare? Cioè devi portare qui gli opinion leader, devi portare qui le persone che poi, tornando alle loro casettine, spiegano quelle che sono le cose positive. Nel nostro territorio abbiamo scelto l'ISTO come punto per concentrare la maggior parte dell'evento. Perché? Perché rappresenta il nostro modo di vedere molto bene le potenzialità del nostro territorio. E abbiamo voluto fare proprio questo, cioè portare a Taranto due cose, no? Portare a Taranto oltre 30 società nazionali e internazionali. Ad esempio, fra le società partecipanti abbiamo la Boeing, quindi non stiamo parlando, no, di quello che vende le chiavi, con tutto il rispetto, dietro l'angolo, e abbiamo società dell'importanza dell'UBS, nota Banca Svizzera, il Credit Suisse, Unicredit, quindi Berkeley, solo per fare alcuni nomi, ma li abbiamo voluti cercare, e loro hanno dato il loro assenso proprio con questo obiettivo. Queste persone qui da noi non sarebbero mai venute, questo è il concetto, o sarebbero venute con le famiglie l'estate, ma sarebbero andati nel Salento, certamente non si sarebbero fatti il bagno del Mar Piccolo, perché questo non era possibile. Ovviamente, se noi vogliamo portare qui 100 persone che vengono da tutto il mondo, non sappiamo dove metterle. Quindi ne abbiamo messe in parte all'ISTO, in parte al Faro, in parte all'Hotel Europa, in parte al Delfino. Questo vi fa capire come... I primi tre sono esauriti, Che sono esauriti, i primi tre sono esauriti. E questo vi fa capire come organizzare un evento nel nostro territorio è veramente difficile. Non ci sono delle location possibili. Noi abbiamo voluto mantenere ancora per quest'anno il marchio Taranto Finanza Forum, ma se alla sesta edizione volessimo allargare il numero dei partecipanti, avremmo problemi a mantenere l'evento a Taranto, parlo di Taranto, proprio perché non c'è una accoglienza di questo tipo. Quindi vogliamo mettere in luce le criticità del territorio, perché spesso ci sentiamo dire: vabbè, ma voi criticate sempre, non proponete mai. Non è vero, noi proponiamo, ma poi nel proporre dobbiamo avere una risposta del territorio. Ci dicono: ma se non ci sono gli eventi, che cosa mettiamo a fare i posti? Vi dimostriamo che gli eventi si possono fare, però poi dobbiamo sapere dove mettere le persone, perché sennò è il classico cane che si morde la coda. Giornalista di Milano Finanza, ormai lo possiamo definire uno dei massimi esperti, una buona invenzione. Scherzo, 43 anni negli Stati Uniti con invenzione. Massimi esperti sui problemi finanziari e economici che in questo momento ci stanno così prendendo.
Questo è il quadro generale, quindi territorio, enogastronomia, accoglienza, finanza, economia, tutti insieme nella cornice dell'Istop. Avremo anche una serata particolare, quella del venerdì, in cui, del giovedì, però mai non l'hai detto, io non sono giovedì, oh no, no, io dicevo della cena, del venerdì, la cena all'Arco Paesiello. Sì, sì, diciamo il giovedì, poi lo facciamo dire al Presidente. Invece siamo voluti andare un po' oltre, ecco, il venerdì, allora non mi sbagliamo, il venerdì porteremo i nostri ospiti al Castello Aragonese, ecco perché dicevo questa simbiosi, no? Economia, finanza, ma anche turismo, e li faremo vedere questa grande, grande bellezza che abbiamo. Dopodiché li porteremo a cena in due, anche qui, in due location separate. Avremo soltanto il sabato una presenza istituzionale del Presidente della Camera, però che non si limiterà a cantare la messa, ma sarà intervistato, se avrà la bontà di rispondere, dal caporedattore della Sette, che ci auguriamo faccia un'intervista che poi possa avere un senso non di promozione politica, ma un intervento sull'economia del momento, che poi è il tema del tanto finanza fondo. Ci auguriamo che anche questo intervento istituzionale poi sia del tema, ma questo ovviamente poi non dipende da noi, ma dipende dall'intelligenza degli interlocutori, che sicuramente non manca al Presidente Fini, che come sapete è molto navigato. Intanto Finanza Forum a Milano e tutte quelle società che avete visto è la struttura sul territorio, quindi ho da modo con loro un modo di interfacciarmi e di capire quali sono le loro sensazioni, e le loro sensazioni sono ottime, nel senso che qui a Taranto hanno avuto sempre un'ottima accoglienza. Un po' noi, secondo me, a Taranto, dico noi perché mi sento ancora tarantino nonostante la residenza a Milano, abbiamo questa vocazione di centralizzare, di essere di progetti innovativi, un po' dall'ILVA, un po' dall'arsenale, quindi essere centrali. Basta vedere le paternità e le maternità di ognuno di noi e si capisce che questa città ha sempre attratto qualcosa. Poi gli ultimi 10, forse 15, 20 anni sono andati in direzione opposta, però secondo me questo può essere un evento, una sperimentazione importante in questo senso. Per quanto riguarda la finanza, e qui sulla finanza diventa un problema, perché sulla finanza ormai anche al bar parlano dello spread BTP Bund, parlano degli indici di borsa, parlano del rendimento del titolo di Stato da 10 anni. Quindi noi stiamo cercando, all'interno del dibattito cercheremo di fare un salto di qualità. Questo salto di qualità è cioè capire quello che succede da qui, non al prossimo mese, ma da qui ai prossimi 2-3 anni. Nel senso che i sistemi occidentali si stanno salvando in un modo molto semplice: se stanno prendendo un foglio di carta, le banche centrali, ci scrivono sopra 10 euro, stampano e distribuiscono alle banche. Cioè noi siamo partiti dal 2008, che poi un po' il Taranto Finanza Forum ha accompagnato, verificando giorno per con movimenti giornalieri dei prezzi quello che stava accadendo. Cioè noi siamo partiti dal 2008 in una situazione di difficoltà delle banche, che voi sapete. Tutti questi debiti delle banche a un certo punto sono passati agli stati, e gli stati adesso chiaramente sono caricati di debiti e devono pagare. Adesso la novità che vi portiamo a Taranto è questa qui, sul quale ci dobbiamo interrogare che cosa succederà dopo, quali saranno gli effetti, perché poi questi debiti portati dalle banche agli stati hanno portato i risultati che abbiamo visto, cioè i bilanci, i declassamenti, eccetera. Adesso questi debiti degli stati si stanno spostando alle banche centrali, cioè le banche centrali, Banca Nazionale Svizzera, Banca Centrale Europea, Banca Americana, Banca del Giappone, stanno letteralmente stampando moneta, cioè si fa in un ciclo stile come i giornali. Cioè i giornali, si stampa la moneta e si distribuisce, perché non siamo più in grado come sistemi occidentali di produrre ricchezza a sufficienza per soddisfare i consumi. Quali sono gli effetti di questo tipo di... quali saranno gli effetti? Inflazione non è detto, perché questi soldi non vanno... i libri di economia dicono inflazione, non è detto così, perché questi soldi vanno alle banche, però poi le banche non li distribuiscono, ahimè, ai consumatori. Questi soldi si fermano nei mercati. Cioè abbiamo l'oro che sta andando a 2000, il franco svizzero che toccava quasi uno contro uno come euro. Quindi però l'importante per noi sarà capire che cosa succede fra 2-3 anni. Gli inglesi dicono buy the time, cioè noi stiamo comprando tempo, stiamo spostando in avanti quelli che sono i problemi del tempo. Ripeto, abbiamo gli interlocutori giusti per poterci confrontare su questo,
non sarà una discussione solo teorica, perché come vedete qui adesso in 5 minuti il grafico continueranno a trillare le quotazioni del grafico dell'oro, del franco svizzero, della borsa italiana, minuto per minuto, quindi si farà ragionamento, però poi quelli sono operatori finanziari, gente che lavora sui mercati, quindi ci diranno che fare, che non fare, eccetera, e soprattutto quali sono gli scenari che ci aspettano. Credo che il numero degli espositori sia aumentato, il numero dei partecipanti, credo che mi dicevano chi segue le statistiche, dovrebbe incrementare. Io, il direttore prima accennava al cosiddetto Cernobbio, io spero che un giorno a Taranto, piano piano, chiaramente con i tempi dovuti di crescita, si possa pensare a un evento tipo Cernobbio, dove sia un punto di riferimento la presenza di Fini. Io la leggo in questo senso. Lo sforzo è di creare una Cernobbio, magari una Cernobbio un po' più operativa, meno cattedratica, ma un po' più pratica, perché la gente che verrà a parlare è tutta gente estremamente pratica, però credo che spero che sia questo il destino del Taranto. Fra i nostri sponsor troviamo la Boeing, che non è la linea, la Boeing che non c'è Guaglini, quindi sono americani a tutti gli effetti, che ci hanno, voglio dire, passatemi il termine, quasi ringraziato, lo stesso ha fatto Borsa Italiana, per il fatto di aver organizzato un evento, perché dice noi non è che non vogliamo partecipare al territorio, ma che cosa dobbiamo fare? Ecco, meno male che avete fatto una cosa nella quale noi possiamo poi essere presenti. Ma vi dirò di più, ed è importante quello. Abbiamo avuto moltissime altre richieste di società che volevano essere presenti sul nostro territorio, che non abbiamo potuto esaudire perché non sapevamo dove metterli. Cioè, d'altra parte voi vedete la cartina, cioè, questa è l'istola, abbiamo riempito a tappo. Quindi c'è la richiesta, poi specialmente voi sapete esiste un effetto contagio, no? sto dicendo delle cose che poi sicuramente sono molto interessanti anche per te. C'è un effetto contagio, perché poi è logico che quando qualcuno vede, ah ma viene Boeing, ah viene UBS, ah c'è no, Credit Suisse, allora vengo pure io, ma è normale, questo succede pure fra di noi, no? Chi sta alla festa, no? Se non ci sta nessuno ci vengo, manco io, se c'è movimento ci vengo, quindi c'è un effetto contagio che per il territorio può essere importantissimo, perché questa gente quando andrà a casa parlerà, e quindi quando organizzeremo la sesta edizione, se avremo una location adeguata, certo non vogliamo andarcene però dalla parte, perché sennò abbiamo preso niente. A te, molte provocazioni. No, territoriale o anche appunto del discorso che si faceva prima, purtroppo questa è un'alchimia complessa, cioè non è immediata, ha bisogno di tempo, soprattutto in territori come questi che hanno grandissime potenzialità ma anche grandi criticità, quindi è ovvio che un evento che è straordinario naturalmente non basta a mettere su operazioni immobiliari che poi devono reggere 364 altri giorni e nel nulla. Quindi, però è, secondo me, io devo prima di tutto ringraziare senza dubbio la BCC per questo evento straordinario, perché sposa appieno tutti i principi di crescita territoriale e soprattutto sposa appieno uno dei principi fondamentali, che è quello dell'impresa legata al territorio. Questo qualifica i nostri prodotti, questo qualifica le nostre aziende e questo ci permette di crescere, visto che il problema che oggi tutti pongono è proprio quello della crescita. Ma soprattutto, riferendomi proprio al vostro ruolo, da sempre le banche sono viste come i player quasi esterni, cioè si dice il dodicesimo giocatore. Invece voi no, voi giocate un ruolo da playmaker, voi mettete a centrocampo e iniziate a dire alle imprese organizzate. Allora questa è la novità importante che voi portate in un sistema che in realtà spesso è immobile, vive appunto chiuso nelle sue gabbie. Invece il fatto che una banca locale si metta in gioco e aiuti le imprese in questo modo, magari facendo operazioni che sono fuori dal suo business, perché in realtà non avete nessun ritorno, ma solo spese, ma in realtà aiutate il vostro territorio. Quindi penso che qui ci sia davvero la novità e sono contentissimo che naturalmente nasca tanto. Di qui l'appoggio del Taranto Finanza Forum si innesta in un momento particolare, non solo per il nostro territorio ma anche per il discorso nazionale. Che messaggio vuole passare con questa tre giorni? Questa è una tre giorni che ha una caratteristica, quella di essere un momento di informazione finanziaria ed economica.
senza filtri, cioè direttamente dagli esperti del settore ai cittadini, quindi non mediata attraverso istituzioni che abbiano degli interessi commerciali. Noi vogliamo dare al territorio, ai cittadini di questo territorio, la possibilità di capire quello che sta succedendo a livello mondiale, a livello italiano e a livello di nostro territorio. Speriamo di essere i più equilibrati possibili in questi tre giorni, dando spazio a tutti i pensieri, a tutte le voci e fondamentalmente dando la parola ai giovani e al territorio. Importante il discorso dell'apertura ai giovani. Sì. I giovani perché vivono in un momento di sconforto, se vogliamo. Taranto Finanza Forum cosa vuole passare come messaggio ai nostri ragazzi? Noi avremo una presenza dell'università e quindi dei giovani, proprio perché riteniamo che la categoria più debole in questo momento, quella che è più confusa, quella che ha meno indicazioni, è proprio quella dei giovani. I giovani oggi non hanno idea di che cosa sarà il loro futuro. È importante quindi che possano avere degli interlocutori con i quali parlare, parlare liberamente, sentire il pensiero, farsi una propria idea. Ritengo che questo, il Taranto Finanza Forum, sia un momento per i giovani di estrema importanza e ci auguriamo una massiccia presenza.